Matteo Gullotta, la pellicola d'oro premierà qualcuno questa sera o è un grande ospite o verrà premiato? Sono un ospite, io sono stato premiato l'anno scorso, grandissimo piacere. E poi questo incontrarsi, noi dello spettacolo ci si vede insieme pochissime volte, quindi quando accadono queste cose, la festa del cinema in generale, i David, la pellicola d'oro, è un modo per incontrarsi, salutarsi, abbracciarsi, che di questi tempi è diventato molto importante, visto che per 2 anni e mezzo non l'abbiamo potuto fare. E finalmente quasi si può. Senta, dopo quel meraviglioso film sull'Alzheimer, cosa ha lei in programma? Beh, altre cose, ne ho fatto un altro, ma un giovane molto dotato, Lopardo, ha vinto parecchi premi, si chiama Vecchio ed è sugli anziani lasciati, diciamo, nell'RSA. Poi sto andando a fare la seconda serie Netflix con Ficarra e Picone giù in Sicilia. L'anno scorso è stata quella più vista su Netflix. Poi ci sarà il teatro con l'anno nuovo. E insomma, nonostante i 54 anni di carriera e 76 anni di età, per fortuna, e mi sento un uomo fortunato, eccoci qua. La cosa più bella che ha fatto nella vita artistica, ovviamente, non mi permetto di intromettermi nella sua vita. No, tante cose, non posso dare una classificazione, tante cose, dal camorrista al Nuovo Cinema Paradiso, alla scorta, a commedie, Selvaggi, Ivanzina, De Sica, no, tantissima roba. E poi l'attore, insomma, deve conoscere tutti i linguaggi dello spettacolo e quindi in così tanti anni li ho attraversati tutti per mio piacere ed è un modo per sentirsi anche vivi. Certo, ho visto prima che stava salutando Pierfrancesco Pingitore. È un'amicizia meravigliosa di tantissimi anni, ricordi meravigliosi che ancora gli italiani ce l'hanno nel cuore, quel varietà in diretta da un teatro da davanti per 22 anni. Bagaglino. E quindi i ricordi, Oreste, tanto Pippo, gli amici, tutti quanti. Era un lavoro duro, ma era un lavoro meraviglioso. Andiamo a salutare, chissà se magari, prego. Dico, mi accompagna, se magari prego. Ci saluta anche prego. Pierfrancesco. Andiamo a vedere. È lui, scusami, Pierfrancesco Pingitore, insieme a Leo Gullotta. Sì, sì, l'abbiamo già incontrata, già intervistata. Mi diceva Leo Gullotta, grandi, bellissimi ricordi voi due insieme e non solo. Naturalmente, io con Leo dei ricordi meravigliosi, ma i ricordi futuri saranno ancora migliori. Assolutamente sì, ci sto, questa mi piace. Ci sarà allora un bagaglino 3.0 o qualcosa del genere? Faremo tutto, faremo 4 bagaglini, va bene? Anche 6, dai, vai, beh, ci siamo, buttiamoci. Questa serata, le piace una serata così all'aperto finalmente con dei bei premi? Come no, adesso vediamo, intanto ci sarà un sacco di... Poi c'è Milena Vukotic. Sì, ma Graziella, Pera. Grazie, buona serata. Auguri e buona vita. Grazie, anche a voi.